Passando al canto quinto del Purgatorio, Dante incontra un'altra figura femminile che Dante ha reso eterna, anche se questa figura appare in una luce molto soffusa, anche se molto, molto garbata. E si tratta di Pia dei Tolomei. Siamo agli inizi della salita del Purgatorio, siamo tra i tardopentiti, tra i morti con violenza, e dopo Jacopo del Cassero e Buonconto da Montefeltro, ecco che appare questa donna. Non viene neanche annunciata, si presenta da sola. De, quando tu sarai tornato al mondo e riposato dalla lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricordati di me che son la Pia. Siena mi fe, disfecemi Maremma, salsi colui che in anellata pria, disposando m'avea con la sua gemma. Ecco, sono due terzine che in qualche modo hanno reso eterna questa figura femminile di Pia dei Tolomei. E quali sono le caratteristiche? Innanzitutto la discrezione con cui parla di sé e tratta del suo dramma. È stata uccisa dal marito perché il marito aveva intenzione di sposare un'altra donna. Bene, è salva e si è pentita all'ultimo momento ed è nel purgatorio, pronto a scontare le sue pene per salire in cielo quando sarà il momento opportuno. C'è un particolare in questo incontro. De, quando tu sarai tornato al mondo, noi non sappiamo chi è quella figura che parla, questo essere che parla, quest'anima che si presenta. La sappiamo che è donna pur senza che nessuno ce lo dica, senza che Dante ce lo dica. E lo sappiamo dal secondo verso. De, quando tu sarai tornato e riposato dalla lunga via, cioè questa è un'espressione tipicamente femminile. Cioè questa donna che augura a Dante il ritorno prima di chiedere a Dante di essere ricordata sulla terra per i suffragi che naturalmente alleggeriranno e abbreveranno la sua presenza nel purgatorio. Ecco, una figura che è rimasta impressa nella mente del lettore proprio per questa sua brevità e per la sua discrezione. La discrezione è un altro elemento che è caro a Dante e che egli cerca di scoprire nella figura femminile. La discrezione che naturalmente molti poeti poi in seguito hanno cercato di riproporre e di tenere presente nelle loro poesie, nelle loro opere. Se noi prendiamo per esempio lo stesso Leopardi nella poesia Silvia, quando parla di Silvia dice: lingua mortal non dice quel che io sentiva in seno. Ecco, questo è l'amore, a volte è il non espresso anche, che rende ancora maggiore e più grande questo sentimento che è fondamentale nella vita dell'uomo. E c'è anche lo stesso Alfieri, per esempio, quando in un sonetto si rivolge alla sua donna e dice: «Sì, io t'amo, e il dichi, e non il dichio tacendo». Ecco, non c'è bisogno che io te lo dica, basta che io ti guardi e ti posso dimostrare tutto l'amore che sento verso di te. Però non dice nessuna cosa in qualche modo chiara e precisa. Anche un poeta turco, Nazım Hikmet, racconta in una poesia questa forma di necessaria discrezione: il più bello dei mari è quello che non navigammo, il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto e quel che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Ecco, Nazım Hikmet finisce qui la sua poesia proprio per mettere in evidenza questa discrezionalità che è presente nel sentimento amoroso, nel rapporto con la sua donna.